Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare del modulo di sviluppo di Lightroom, ma per il momento sigla! Bene amici, allora oggi vi voglio parlare come utilizzo io il modulo di sviluppo di Lightroom in modo appunto da ottenere le giuste fotografie che siano ritoccate, dove là possiamo veramente ritoccare le foto in base ai nostri gusti, perché ci sono comunque tanti vari parametri. Possiamo migliorare il bilanciamento del bianco, possiamo migliorare la saturazione, possiamo migliorare la nitidezza, contrasto, esposizione, insomma un sacco di parametri in modo da gestire i nostri RAW al meglio. E così poi, una volta che abbiamo finito a fare il nostro ritocco fotografico, le possiamo esportare per poi renderla una stampa oppure una condivisione sui social, pubblicazione sul sito web e tutto quello. Quindi infatti vedremo pure anche il metodo di esportazione dei file ottimizzati per ogni occasione, diciamo. Dai, allora ci tuffiamo dentro il computer, così partiamo subito con lo sviluppo. Dai, non dimenticarti di mettere una spolliciata sul video, di iscriverti al canale e di attivare la campanellina, mi raccomando. Entriamo nel computer. Bene amici, allora come abbiamo visto nel video precedente, abbiamo fatto gli scatti, abbiamo creato il catalogo, abbiamo creato la raccolta, ci siamo scelte le foto da poter ritoccare, come dicevo prima in precedenza. Allora prendiamo questa foto qua. Allora, la prima cosa che non mi piace è il fascio di luce che è qui presente, qui praticamente. Allora provvedo ad un ritaglio. Allora, per quanto riguarda tutta questa roba qua, ritaglio, maschere e roba, probabilmente ci farò un video a parte. Allora, cosa faccio io in questo momento? Allora, avendo visto che già il bilanciamento del bianco bene o male, come vedete qui, è su per giù, però possiamo migliorarlo prendendo il pennellino qui, trascinarlo e andare sulla fonte bianca. Clicchiamo ok. Ecco qua, è riuscita un po' con una tonalità un po' più calda, che male non è. Allora, la profondità del nero del cane è già ottima per i miei gusti, per quanto riguarda i miei gusti, però io adesso provvedo a dargli un po' più di vividezza. Ecco, vedete che bella che è adesso. Allora, la vividezza, a differenza della saturazione, va a rafforzare i colori tranne che il rosso. Quindi delle volte utilizzando dei ritratti che la pelle umana è basata sul rosso, possiamo intervenire usando la vividezza, così non alterano i colori del volto praticamente. Adesso qui cosa faccio? E questo è un mio gusto personale, poi giustamente da fotografo a fotografo vado su effetti e mi piace dare un po' di vignettatura, sinceramente, ecco, per dirti, facendo questa situazione qua. E diciamo che per me adesso lo scatto già è andato abbastanza bene. Prendiamo un'altra foto in riferimento, vediamo un attimo. Ecco qui, allora, per dirti, questa va bene, questa in action. Ecco, allora c'ho questa qua, però allora questa qua praticamente è una foto che c'ha difetti di esposizione, soprattutto c'ha difetti di esposizione. Vediamo un po' come possiamo correggerla. Allora, proviamo a intervenire sull'esposizione generale.
Ecco, già per dirti, ecco, diciamo che vedete l'istogramma come cambia? Diciamo che già abbiamo ottenuto un valore un po' più ottimale. In questo caso possiamo utilizzare il pennello e andiamo a agire un po' sull'esposizione un po' più nel dettaglio, cercando di, come vedete qui, allora in questo caso ho sbagliato io perché gli sto dando una esposizione un po' più bassa, però avendo fatto già il pennello posso andare a migliorare. Ecco, vedete? Ecco qua, vedi, così gli ho dato un po' più di dettaglio. Allora, qua cosa vi voglio far vedere? Qua, a differenza dei preset che si usano caricati su Lightroom, che ce ne sono tanti video che vi spiega un po' questa situazione dei preset, a me sinceramente mi ci piace un po' giocare da me, praticamente. È questo che vi voglio spiegare, in modo da ottenere il giusto, per dirti qua possiamo dare un effetto un po' vintage. Quindi lavorando sulla saturazione proprio, ecco, a metà, quindi una via di mezzo tra il bianco e il nero e il colore. Lavorando sulla divisione dei toni, possiamo dargli delle diverse tonalità. Per dirti adesso io uso un po' il giallo, vedete? Allora, vediamo un po' se il giallo è un po' più qua. No, questo è un giallo tendente più verso, ecco, tipo questo qua. Possiamo rafforzare questa tonalità dandola di più o dandola di meno, per dirti, ecco, e possiamo agire anche sulle ombre dandogli un'altra tonalità, eccola qua, vediamo il blu, oddio, il blu un po' troppo metallico, vediamo un po', ecco, questo c'è, questo tendendo un po' verso, ecco, tipo così praticamente. E lo stesso possiamo intervenire sulla saturazione del colore che gli abbiamo dato sulle ombre, praticamente. Ecco, vedete così. In questo caso, cosa faccio io? Dato che comunque ci sono le piastrelle, ci sono tutte queste situazioni qua, io interverrei anche un po' o sul contrasto, vediamo un po', per dargli un po' più di impronta, ecco. Oppure, se no, ritorniamo col contrasto così e gli diamo un po' di chiarezza che va a dare proprio questa nitidezza. Eccola qua, vedi? Perfetto. Adesso mi piacerebbe dargli un po' più di saturazione. Quindi abbiamo qua tonalità, saturazione, su TSL colore, abbiamo tonalità, saturazione, luminanza e o tutto. Andiamo sulla saturazione, vi faccio vedere un'altra cosetta. Prendiamo il punto di riferimento, eccolo qui, tac, no, non l'ho preso, l'ho preso adesso, e andiamo su questa tonalità. Cosa va a fare? Va a saturare un po' più il colore che gli abbiamo dato praticamente. E diciamo che qui abbiamo dato una tonalità diversa, diciamo. Giustamente, poi che succede? Io vado su effetti e, dato che ci sono un po' patite, ecco, per dirti, gli diamo questa vignetta non troppo esagerata, perché sennò poi stroppe, però così diciamo che, e gli abbiamo dato questo effetto un po' così. Io sinceramente delle volte sì, i preset li uso, ma anche per farmi un'idea, poi sono io che elaboro a mio piacimento questo procedimento di post-produzione. Io sinceramente la divisione dei toni lo uso veramente tanto, veramente tanto. Adesso vediamo come possiamo procedere con una foto in bianco e nero. Vediamo, possiamo prendere pure questa qua. Quindi, allora, un'altra cosa che faccio io nello scatto, specialmente proprio nello scatto, difficilmente scatto in verticale, anche un po' per comodità, diciamo, perché so poi che grazie a Lightroom ho la possibilità di rendermi la foto in verticale e andare proprio sul dettaglio. Quindi
Adesso vado a ritagliarmi questa foto e la faccio in verticale. Aspetta, però qua sto a fare una cazzata. Allora, prendiamo il rapporto 2 terzi 4 sesti, ecco qua, così si mantiene la proporzione. Muovendo il mouse me la ritrovo in verticale, vediamo se ci entra. Perfetto, ok. Allora, adesso a livello di esposizione diciamo che sta abbastanza bene, anche se vediamo proprio delle nette luci alte e ombre alte, però non fa niente perché comunque c'è molto. Allora, il primo intervento che faccio è la saturazione, quindi vado a togliere completamente i colori e vediamo un po'. Benissimo, è un po' piatto, diciamo. Vediamo un po', proviamo a aumentare un po', perché a me piace un po' il nero profondo, aumentando un po', no, il contrasto no, però in questo caso vado a aumentare un po' la chiarezza. Ecco qua, vedete come entra bene la foto, come stacca pure bene. Adesso andiamo a vedere un po' luci e ombre, vediamo un po', tipo, vediamo un po'. Ecco, tipo io in questo caso proprio gli darei proprio un bianco di retro, che così vediamo un po' le ombre. Ecco, lavorando pure anche un po' sulle ombre. Wow, questo mi piace veramente. E vediamo un po' se questo caso lo permette di metterci un po' di vignettatura. In questo caso io dubito, perché insomma, no, in questo caso vi dico la verità, non mi piace. Però gli vorrei dare ancora un po' più di impronta. Vediamo un po' se aumento il contrasto. No, il contrasto no, però mi piace questo discorso. Guarda gli occhi del cane. Ecco qua. Vediamo un po' se aumentiamo con un po' la texture. Wow, bellissimo, perfetto. Bene amici, abbiamo visto come uso io il modulo di Lightroom, e così provvedo in tutte le maniere, diciamo, provvedo con i matrimoni, con i fotografici, con i servizi fotografici, tutto quello che riguarda, diciamo, queste è come faccio io il flusso di lavoro per quanto riguarda, fino ad arrivare proprio all'esportazione dei file. Allora, nel prossimo video vi faccio vedere come adoperiamo gli altri moduli del modulo sviluppo, ovvero ci sta il pennello, ci sta Timbro Clone, ci sta come ritagliare la fotografia, e quindi finiamo a completare questo discorso del modulo sviluppo. Sinceramente pensavo di farlo con un video solo, ma ho visto che non va bene, perché sennò è troppo lungo, quindi allora lo creo in questi due video. Ovviamente spero che vi sia piaciuto il video, quindi così potete mettere una bella spolliciata sul video, condividere il video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e dare un'occhiatina al mio sito web, che fra un po' ci saranno delle novità sul mio sito web. Probabilmente creerò anche un sito e-commerce su alcuni prodotti che faccio io praticamente. Sto cercando di inventarmi nuove situazioni per quanto riguarda le cornici, quadri, tutta questa roba qua che poi andrà in vendita a livello proprio sul mio sito web, così potete acquistarlo, vedete? E creerò sicuramente, specialmente nei primi tempi, dei codici sconto. Bene, sto lavorando anche su questo, è un bel casino. Bene, per il momento io non vi auguro una bellissima giornata, grazie di aver visto il video e ci aggiorniamo al prossimo video che riguarda la metodo di esportazione e vediamo bene i moduli pannelli e anche i preset. Diamo un'occhiata un po' più a questo discorso qua. Bene ragazzi, un abbraccio vivissimo e tanti baci!